Lo abbiamo anticipato nei titoli di apertura. Padre Cannavera, una vita dedicata agli altri, a tutti coloro che non hanno avuto grandi opportunità. Ha preso parte a un festival, il Festival delle Officine Permanenti. C'è stato un dibattito dove ha partecipato anche Maria Grazia Calligaris dell'associazione SDR, che è un'associazione che tutela i diritti di chi sta in carcere. Era presente anche Irene Testa, che è il garante regionale dei detenuti. Maurizio Ciotola. Don Ettore Cannavera, l'individualismo esasperato, l'assenza di relazioni umane, non quelle virtuali che abbondano, genera disastri umani. Le carceri italiane molto spesso disattendono l'articolo 27 della Costituzione, accentuano questo isolamento culturale degli esseri umani, aggravando il disastro sociale. Qual è la sua esperienza nel centro rieducativo alla Collina, che ha fondato e dirige? Cosa intende dire alla politica? Io porto un'esperienza. Uno è ciò che uno ha studiato, conosce, ma io porto un'esperienza da 40 anni, mi occupo di ragazze che sono finite in un carcere, che hanno usato violenza, contrapposizione. L'esperienza che io faccio nel cosiddetto carcere alternativo, che ho io, che è una comunità che accoglie questi ragazzi, io vedo che è possibile, ci vuole tempo, mesi, l'inizio è sempre conflittuale, io contro te, ma poi piano piano faccio emergere ciò che è più profondo di ciascuno di noi, entra in relazione con gli altri ragazzi. Allora, piano piano, noi devo far emergere il positivo che c'è ciascuno di noi. Io dico come una bottiglia, nel fondo di ciascuno di noi c'è il bene, quindi il lavoro che deve essere culturale e politico. La politica deve capire che deve spendere soprattutto in questo, non pagare di più le guerre, non armare la gente, ma i suicidi in carcere. Noi abbiamo abolito la pena di morte, paradossalmente se la danno loro. Che responsabilità delle istituzioni, di tutti noi, dipende da noi. Quando un ragazzo fa questo, si dedica alla droga, all'uso di sostanze stupefacenti e perde la capacità relazionale, non è tutta sua, anche sua, ma lo è di tutti quelli, dalla famiglia, dalla scuola, dai politici, perché nessuno nasce deviante o criminale, ma si diventa deviante o criminali. E questa è la responsabilità che dobbiamo acquisire.